Immagini spettacolari, quelle del Molinari, dove sono presenti 7.500 spettatori. Tutto esaurito per l'ultima di campionato, con i destini del Campobasso e del Termoli già scritti in favore delle due squadre. Si respira un'aria serena e di attesa nel pre-partita. I ragazzi della Nord Scorrano si superano con una coreografia davvero da altre categorie. Il Termoli viene a Campobasso tranquillo e forte della salvezza già acquisita con una giornata di anticipo. Nessuno vuole snobbare l'impegno, tutt'altro. Dirige Maccorin di Pordenone per Golizzi, sceglie in attacco Di Nardo e Lombari. Carnevale impiega Barchi e Burzio al quarto, il tiro è di Di Nardo ed è bloccato a terra da Lombardo. All'undicesimo, iniziativa personale di Gonzales, qui Lombardo risponde con una parata plastica. Risponde il Termoli, molto ben organizzato al 25esimo con il cross di Corcione corretto da Cagliazza fuori da buona posizione. Poco prima della mezz'ora, eccola la palla gol più rotonda per i rossoblù, sui piedi di Di Nardo che insegue il pallone, la sfera si trasforma in un flipper che carambola prima su Lombardo, poi fuori. Break rossoblù, minuto 37, quando a Bonchelè recupera alto il pallone prima di smistarlo a Maldonado che chiude al lato con un gran tiro. Al minuto 42, gran lavoro di Di Nardo a destra, pallone crossato, manca a Bonchelè, allontana poi la sfera Uzzol. La prima frazione termina così senza reti. Immagini di Gabriele Di Chiro e Angelo Pompei, secondo tempo nel segno del Campobasso al settimo, triangolo rapido e spettacolare fra Di Nardo, Pacillo e Grandis. Quest'ultimo poi ci il pallone a due passi dalla porta. Poco dopo il primo cambio di Pergolizzi dentro De Cerchio proprio al posto dello stesso Grandis. Termoli avanti al minuto 11 in una rapida azione di rimessa condotta sulla corsia mancina e finalizzata con un diagonale molto preciso di Colarelli che riceve il pallone da Burzio. È Campobasso 0, Termoli 1. Cambiano ora i due tecnici nel Campobasso, dentro Pontil Romero al posto di Pacillo e Gonzales. Una punta in più così per i locali. Carnevale inserisce Rinella al posto di Colarelli. Al 19esimo cross avvitato e preciso di Pontillo su cui svetta Di Nardo che però manda fuori. Occasione molto interessante per i campobassani. Calcio di rigore poi per i locali al minuto 20 per questo intervento di Barchi su Parisi, punito con la massima punizione in favore dei rossoblù. Si presenta Di Nardo che spiazza Lombardo per il boato incredibile del Molinari. Siamo ora a Campobasso 1, Termoli 1. Ancora cambi di Carnevale con gli ingressi di Hernandez e Ciao al posto di Corcione e Gabrielli. Minuto 32, Adriatici ad un passo dal bis, solo il Legno dice di no al gol dopo il tiro di Burzio davvero molto preciso. I rossoblù rispondono con un tiro di Rasi del 36esimo davvero di un soffio a lato. Carnevale cambia ancora dentro Longo per Scoppa dal 38esimo e Allegretti per Cagliazza. Minuto 48, doppia occasione per il Campobasso, prima con Romero che si fa respingere la conclusione da Lombardo, poi la palla giunge a Maldonado che chiude a lato. Due ghiotte occasioni nel giro di qualche secondo. Al quarto dei 5 minuti di recupero, colpo di testa alto sopra la traversa di Di Filippo, sarà l'ultima occasione da gol. Triplice fischio, tutti contenti per gli obiettivi rispettivamente raggiunti. Al termine della gara il pubblico si trattiene per essere presente al cerimoniale del Campobasso. La squadra di Pergolizzi chiude il torneo con 70 punti, frutto di 20 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte. Il Termoli si salva meritatamente in Serie D per il secondo anno di fila con 43 punti ottenuti grazie ad 11 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte.